La situazione attuale è di una grande circolazione di questo virus. Se paragoniamo la situazione attuale epidemica a quella dell'anno scorso, anche perché si tratta di un virus, il virus Delta, molto più invasivo rispetto al ceppo che c'era nello stesso periodo dell'anno scorso. E quindi di conseguenza ci sono dei soggetti purtroppo che ammalano anche gravemente e vengono intubati. La nota, tra virgolette, insomma, positiva è che queste persone non sono vaccinate, quindi significa che il vaccino funziona ed è una grande cosa perché è un vaccino che magari non ci sterilizza sicuramente completamente, però riesce dal virus e riesce comunque a garantirci da non avere una grande malattia, con tutto ciò che ne consegue, e al limite possiamo avere una piccola malattia, una flu syndrome, però c'è anche un gruppo importante di soggetti che non hanno assolutamente segni e che però fanno circolare il virus come asintomatici. Si parla tanto di zona gialla, siamo a rischio? Se il trend è quello attuale, potrebbe fra qualche tempo anche diventare gialla la nostra regione. Speriamo di no, però far diventare una regione di un colore piuttosto di un altro è legata a delle situazioni diciamo numeriche, aritmetiche, e quindi dipende da diversi parametri. Adesso hanno, secondo me, giustamente dato più importanza all'indice di ospedalizzazione, all'indice di occupazione dei posti di rianimazione, piuttosto che all'R con T, oppure al numero di casi per 100.000 abitanti. Sono diversi parametri. Quindi entrare e uscire da un colore rispetto appunto ad un altro colore è un qualcosa di estremamente scientifico, perché è un dato, sono dei parametri aritmetici, e speriamo che i numeri non aumentino e che magari si rimanga in questa zona. Ecco. Ottobre-novembre ci sarà la prova del 9 del vaccino, cioè se funzionerà efficacemente o no, perché insomma sappiamo che con il caldo il virus è meno impattante e quindi nei mesi freddi si potrà sapere se questi vaccini avranno una valenza forte. Esattamente. Nell'autunno inoltrato, vi ricordate cosa era successo l'anno scorso a novembre? Vedremo cosa succederà, cosa mi aspetto. Io purtroppo mi aspetto una grande circolazione del virus, ma nel contempo mi aspetto appunto per l'azione del vaccino un minor numero di ricoverati, quindi di casi di malattia grave. E quindi vedremo effettivamente se il vaccino funzionerà alla grande, facendo comunque, tenendoci un po' più tranquilli. È naturale che abbiamo adesso alcune settimane che saranno importanti per vaccinarci, quindi l'invito è di andare tutti a vaccinarci. E quindi l'invito è anche di convincere, ovviamente non i Novax, che tanto a quelli non li convince nessuno, ma gli scettici, diciamo così, e soprattutto spesso si tratta di genitori che pure si sono vaccinati e che hanno paura di vaccinare gli adolescenti, cioè coloro che dai 12 ai 18 anni comunque potrebbero essere vaccinati. Perché è vero che i giovani difficilmente ammalano e sicuramente difficilmente presentano dei segni gravi, però purtroppo i giovani rappresentano il reservoir di questo virus, e con l'apertura delle scuole la situazione potrebbe complicarsi.